Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar. Questa sera il ragioniere commercialista Giuseppe Lepore ci parlerà del tema del trust, prendendo in considerazione sia l'aspetto teorico che pratico di questo strumento. Al termine della conversazione sarà possibile fare delle domande, o alzando la mano, e cioè cliccando sull'icona con il simbolo della mano che trovate sulla vostra destra, oppure scrivendo direttamente la questione nella finestra della chat collocata sempre nella colonna sulla destra. Vi ricordo inoltre che per questioni tecniche occorre effettuare una separata iscrizione per i prossimi eventi. Prima di dare inizio a questo webinar, però, vi chiedo gentilmente di rispondere a queste tre domande che vi sto per porre. Si tratta di domande conoscitive, utili a valutare il livello generale di conoscenza relativo al tema che andremo ad affrontare e di conseguenza utili al relatore per capire su quali punti soffermarsi maggiormente. Le vostre risposte rimarranno assolutamente anonime e soltanto alla fine vi mostrerò velocemente le percentuali ottenute per ciascuna domanda. Grazie. Vi mostro ora brevemente i risultati. Come potete vedere, nella prima domanda la maggior parte di voi conosce lo strumento del trust. Nella seconda domanda, invece, la conoscenza riguardo sempre allo strumento del trust, la maggior parte ritiene di avere una conoscenza di base. E per quanto riguarda invece l'ultima domanda che vi ho posto, relativamente alla differenza fra il fondo patrimoniale e il trust, la maggior parte di voi è a conoscenza di tale differenza. A questo punto vi ringrazio ovviamente per le vostre risposte e lascio ora la parola al ragioniere commercialista Giuseppe Lepore. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Greta, ringrazio Skill Academy per avermi dato la possibilità di fare quest'ulteriore chiacchierata, perché alla fine gli incontri di Skill Academy sono sostanzialmente delle chiacchierate di aggiornamento, delle riflessioni tra colleghi. Alcuni di questi, molti di questi conosco, sono amici, amiche, persone con cui ho già condiviso altre esperienze, sia nel campo del contenzioso tributario sia nel campo del trust. E quindi a maggior ragione in questo momento mi sento tra amici e quindi tra amici si possono dire delle cose che magari non diresti in un'aula. L'esito delle vostre tre domande è un esito che davo tutto sommato per scontato, perché oggi non si può più dire, come si diceva nel 2000 quando ho cominciato a studiare trust, che nessuno lo conosca. Il trust oramai è uno strumento che appartiene un po' a tutti, un po' perché qualcuno l'ha sentito, un po' perché qualcuno l'avrà impiegato. Vedo che c'è un 12% di voi, quindi 7-8 persone che l'hanno probabilmente impiegato già bene perché hanno una conoscenza avanzata. L'80% di voi, quindi 35-36 persone, hanno una conoscenza di base e poi c'è una nicchia di persone che un 6-7% vuol dire 6-7 persone tra di voi che non lo conoscono e non l'hanno neanche mai usato o ne hanno sentito parlare. Desta comunque stupore l'ultima domanda, la differenza tra trust e fondo patrimoniale. Mi sarei aspettato le stesse maggioranze bulgare nella differenza tra trust e fondo patrimoniale. Questo dimostra che non se ne sa mai abbastanza e che quindi un buon approfondimento, una chiacchierata vi permetterà sicuramente di colmare anche qualche aspetto che anche i più esperti probabilmente avrà sicuramente un impatto positivo. La chiacchierata che oggi ho deciso di condividere con voi nasce dall'esigenza, oramai dopo 20 anni, quest'anno, la settimana scorsa c'è stato il ventennale dell'Associazione Trust in Italia, di condividere con voi oramai l'esperienza che in questi 20 anni ho fatto. Ho fatto con colleghi, ho fatto soprattutto con i clienti. Il trust, nonostante tutto, dopo 20 anni possiamo dire che è diventato maggiorenne, ma alla fine è un maggiorenne che ancora
non cammina e non corre. E sapete perché non corre? Perché non ci sono professionisti che lo sanno proporre. Quindi benvengano professionisti come voi che approfondiscano, che studiano, perché in un momento di crisi come questa avere la possibilità di istituire un atto di trust dà soddisfazioni economiche, soddisfazioni etiche e soddisfazioni morali. Con l'etica e con la morale non si mangia, però sicuramente aiuta a vivere meglio i momenti che possiamo avere grazie alle soddisfazioni economiche. Perché dico questo? Perché poi alla fine vedremo che in coda a questo incontro parleremo anche per i trust, per far beneficenza, per aiutare le persone svantaggiate. Vi porterò l'esperienza del trust per accumuli a Via Matrice, che è stato fatto per aiutare le persone terremotate. Questa chiacchierata, quindi una chiacchierata, mi scuso con quel 12%, con l'82% che già conoscono, è una chiacchierata di base. Cercherò di essere abbastanza profondo comunque per dare degli spunti di riflessione anche a coloro i quali sono già più avanti, ma in base anche al gradimento che darete a questa iniziativa, avremo poi più moduli nel futuro per approfondire determinati aspetti, determinate tematiche, l'antiriciclaggio. Come si redige un atto di trust, come non si fanno gli atti di trust, le problematiche dell'Agenzia delle Entrate quando va a verificare un trust, chi riceve cosa, come deve essere ritirato un atto, per chi fa tributario in questo campo troverà soddisfazione. Andremo anche a vedere delle cose interessanti, che cosa succede all'estero. Come vedono i trust gli stranieri, come noi vediamo i trust, come li vede la Guardia di Finanza, come li vede la magistratura. Abbiamo un sacco di cose da poter vedere, ma soprattutto qual è la responsabilità professionale di un professionista che consiglia un trust. Perché questo è un tema ineludibile. Oggi in Italia fa più scalpore un trust fatto male, fa più notizia, che 99 fatti bene. E tutti quelli, come vedrete dopo, che sono caduti sotto la mannaia della magistratura, è perché avevano dei professionisti assolutamente da mettere in un angolo. Perché non puoi consigliare uno strumento per fare delle cose che sono illegali, anzi, non sostanzialmente, sono assolutamente illegali. A volte posso pensare che ci sia una semplicemente una colpa, quindi una mancata conoscenza, a volte ci sono persone impertinenti che fanno delle porcate. E a tutela di questo strumento dobbiamo cercare di evitarle, anche perché se non le evitiamo, i clienti vanno e vengono, i professionisti rimangono. Alla fine della catena, un PM, quando fa un sequestro per equivalente, andrà a beccare tutti i soggetti che sono nella filiera e alla fine dirà: ma tu questo trust, alla fine chi te l'ha detto? Me l'ha detto Paolo Rossi. Bene, andranno da Paolo Rossi dicendo che da lui è iniziata la filiera del reato. Non sto a dire agli avvocati che sono qua, quindi quali possono essere i risvolti anche dal punto di vista professionale. Iniziamo con questa lezione. E prima di dire che cosa sono, perché noi abbiamo il nostro specchietto, la nostra scaletta, trust elementi di base, disponente, beneficiari, guardiani, guarderemo le figure, guarderemo quali sono le tre certezze dettate oramai dal diritto del trust affinché possiamo dire che ci sia un trust, e andremo poi a vedere quali sono le applicazioni nell'ambito del trust, dove il trust trova sicuramente più utilizzo. E soprattutto andremo a vedere la fiscalità del trust per quelli che amano o comunque desiderano sapere qual è la fiscalità, perché possiamo assolutamente essere bravi a fare un atto di trust, ma se no, i commercialisti non aiutano gli avvocati tributaristi non aiutano i commercialisti che non sono così commercialisti, aver sbagliato la pianificazione fiscale di un atto di trust è una cosa terribile. E la cosa terribile è che poi la responsabilità professionale arriva e si presenta e non chiede il permesso di entrare nei nostri studi. Volevo cominciare a condividere con voi queste slide. Ovviamente il trust è uno strumento che, visto che siamo tutti professionisti, il primo pensiero che noi dobbiamo avere è cioè a chi lo proponiamo. E la volevo darvi questi elementi che sono oggettivi sulle imprese. I dati ci vengono forniti dalla Commissione europea, dice che il 33% delle aziende supera il primo passaggio generazionale. Solo il 33% su 100 aziende che vengono create dai nostri antenati, il 33% quando passa al figlio sopravvive. Il secondo passaggio, quindi al nipote, ne rimangono 15, vuol dire che dal nonno al nipote l'85% di aziende non passano. Non passano perché probabilmente ci sono dei meccanismi che si vanno a interrompere.
La situazione in Italia è che il 53% delle aziende è condotta da persone over 60, 60, hanno più di 60 anni, il 90% sono imprese familiari a stretta base, quindi il 98% ha meno di 20 dipendenti. E spesso nella mentalità dell'imprenditore, questa è la prima delle cose che non possiamo dimenticare, nella contabilità dell'imprenditore i beni personali, i beni dell'azienda fanno un tutt'uno. Ed è per questo che talvolta esistono queste posizioni dove l'imprenditore usa i beni aziendali, usa la cassa aziendale, fa prelievi, tutto mischiato, perché nella mente dell'imprenditore questo è tutta roba sua. I malavoglia, Mastro Don Gesualdo, non è passato invano. La roba è sempre la roba. L'imprenditore, ho visto un imprenditore a Padova l'altra mattina, mi chiama per avere una consulenza trust, poi dice, ah, mi scusi, però guardi che è tutto mio, fino alla fine. Cioè, non aveva compreso esattamente che nel trust vi è una netta segregazione delle posizioni di vario tipo, quindi posizioni proprietarie in capo al trustee, e quindi tra rispondenti e trustee non ci può essere più quel legame, perché, come vedremo, se questo legame continua a sussistere, non avremo un trust, ma avremo altre figure giuridiche e che non garantiscono quello che è l'obiettivo perseguito dal rispondente. Ma anche le posizioni di management di solito sono ereditarie. Il predestinato è il figlio maschio piuttosto che la figlia femmina. Vedremo che anche questo può creare dei grossi, anzi crea dei grossi problemi in generale. Perché? Perché spesso c'è una confusione tra imprenditore, ruolo di imprenditore e ruolo di padre. Quindi anche se io metto a capo della mia holding mio figlio, però mio figlio lo dirigo sempre io, perché non riesco a tollerare che lo scettro in generale sia passato da me a mio figlio. Il genitore pensa sempre che il figlio sia il suo clone, ma ovviamente non possiamo avere una clonazione dell'imprenditore. Il genitore fa sempre un confronto assolutamente schiacciante tra lui e l'erede. Ma tu non sai quello che avevo immaginato? O l'erede si sente in una situazione di sudditanza perché dice, si sente sempre misurato dagli altri che dicono: tuo padre è un'altra cosa. Rispetto a come vede il padre lui stesso, tu però non fai come avrei fatto io. Gli eredi non accettano d'altra parte perché scalpitano l'erede. L'erede nasce scalpitando, non accetta di sottoporsi al controllo del padre, né si sottopone a una formazione. Gli eredi sono impazienti di prendere il comando e i genitori non sono pazienti, anzi, sono impazienti di non cederlo. Se questa è un po', sostanzialmente la situazione, l'imprenditore è anche un soggetto che tendenzialmente non ha l'attitudine a un compromesso, non tende a confrontarsi, e quindi anche il suo modo di intendere la governance, di intendere la mission aziendale, è un modo che appartiene al suo essere e che talvolta spesso non coincide con quello che vede il figlio. E quindi normalmente questi conflitti di valori alla fine si vanno a collidere. Parliamo poi delle famiglie. Ci sono le famiglie classiche, famiglie con più eredi, e poi ci sono complessi familiari che sono le dinastie, dove alla famiglia si sovrappone comunque la dinastia. Potete pensare agli Agnelli, possiamo avere vari figli, comunque se ti chiami Agnelli devi rispondere alle regole di Agnelli. Le aziende abbiamo visto che sono piccole o grandi. Poi ci sono le famiglie che entrano nel gioco degli scambi proprietari, quindi nel passaggio generazionale, perché di questo stiamo parlando. Possono essere famiglie compatte, ma sono compatte fino a quando? Fino a che la famiglia non si allarga, per più che la famiglia si allarga con l'entrata di nuore, di generi, e più crescono i rischi. E ecco perché nella cassetta degli attrezzi del codice civile possiamo trovare degli strumenti che possono risolvere il problema. Oggi ne abbiamo il patto di famiglia, nel codice civile noi non abbiamo il trust, però siamo stati i migliori al mondo. L'abbiamo messo nel testo unico delle imposte dirette, l'abbiamo fatto entrare perché siamo stati capaci di tassare una cosa che non esisteva. Siamo gli unici, ci danno sempre il Nobel perché siamo riusciti a dare una valenza impositiva a un soggetto che è riconoscibile solo attraverso uno strumento nel nostro ordinamento che è la convenzione dell'AIA.
anche se poi con la legge che è uscita nel 2016 sul trust per i dopo di noi, finalmente si dice che il trust è uno strumento che è ammesso dal nostro sistema giuridico, ma ci siamo arrivati dopo 20 anni di battaglie. Oramai questa cosa l'abbiamo sdoganata. Originariamente il trust nasce, il trust per questo gruppo del 6-7% che mi sta ascoltando, trust vuol dire fiducia. Cosa vuol dire? Vuol dire fiducia. È credere in qualche cosa, fidarsi in qualche cosa, confidare in qualche cosa, affidarsi in qualche cosa. Nasce, gli inglesi dicono il trust l'abbiamo fatto noi, non è vero, gli inglesi hanno perseguito qualcosa che abbiamo creato noi. L'abbiamo creato nel diritto romano con la fiducia come amico, nasce dai modelli ecclesiastici dove veniva sanzionato il modo di verificare i comportamenti degli uomini e quindi il tradire la fiducia in una parola data, tradire un'obbligazione, comportava una sanzione prima che patrimoniale economica, ma una sanzione, chiamiamola così, una sanzione morale. Il vescovo che dopo il disfacimento dell'impero romano era colui il quale all'interno dei villaggi era il soggetto a cui tutti facevano riferimento, qualora gli fosse stato detto che Tizio aveva rubato delle pecore, si sarebbe appellato alla sua coscienza dicendo: ah, di la verità, hai rubato le pecore, come un giuramento decisorio dei nostri tempi, no? Vogliamo dire, anzi, il giuramento decisorio è uno degli unici retaggi che abbiamo nel nostro codice civile che si appella alla fiducia, se ci pensate. Ci sono pochi, fra pochi articoli del nostro codice civile dove emerge dirompente la fiducia. Il giuramento decisorio è uno di questi. Non lo usa nessuno perché basta che uno dica il falso anche sotto giuramento che hai perso la causa. Questo lo dico per gli avvocati che conoscono bene la tematica. Ma il vescovo, trovando la persona che ha rubato le pecore, diceva: dimmi la verità, hai rubato le pecore, perché se hai rubato le pecore mi dici le bugie, vai a bruciare nell'inferno te e tutta la tua generazione. E le persone avevano ancora timore di Dio in quei momenti. E quindi per evitare la sanzione spiattellavano tutto e prendevano quelle che erano le conseguenze che spettavano a chi aveva rubato le pecore. Diciamo subito che per chiudere la parte storica e un attimino relativo alle fonti prioritarie, a quelle che poi andremo a vedere. Ricordiamoci che in civil law, che è il nostro sistema giuridico, abbiamo la cultura del libro intesa come ricerca della risoluzione dei problemi giuridici prima che essi si pongano in realtà. Noi sappiamo che il nostro sistema, il codice civile, ovviamente si riferisce a fattispecie generali e astratte. Quindi noi prevediamo che al verificarsi di certe fattispecie calate nella realtà, poi quella si applica. Invece in common law, che è tipica dei paesi anglosassone, il quesito originariamente veniva demandato all'assemblea che di volta in volta decide sul caso concreto e poi questo forma il corpus dei precedenti. In Italia noi riusciamo ad avere non so quante migliaia di norme, se voi andrete a vedere delle cause inglesi, ancora per loro il precedente del 1720 è un precedente di ieri, perché i precedenti inglesi hanno un gran vantaggio, non cambiano. Vincolano il giudice, ma nello stesso tempo il giudice può solo che migliorare o ci vuole un precedente molto più forte per abrogare un altro precedente. Tendenzialmente non vengono abrogati, ma i precedenti esaminano fattispecie analoghe calate nel concreto, sostanzialmente. Le origini del trust, andiamo a vedere innanzitutto quindi quali sono le figure che girano attorno a questo strumento. Abbiamo il disponente con la D maiuscola, che è il soggetto che dispone, cioè colui il quale decide di creare questa struttura. E cosa serve la creazione di questa struttura? Serve a fare in modo che determinati beni e determinati diritti vengano trasferiti a un soggetto che viene chiamato trustee, il quale impiegherà i frutti o il fondo a favore di soggetti che chiamiamo beneficiari. Questi soggetti, poi vedremo che dire beneficiari senza dire beneficiari di qualcosa è una cosa che non ha alcun senso. Poi abbiamo la figura del guardiano, che è una figura vicina al disponente che può esserci o non esserci a seconda di come abbiamo strutturato l'atto, ma che questo soggetto ha il compito e di controllare il trustee qualora il trustee non si comporti secondo le regole della fiducia, ovvero eluda la fiducia, ovvero si comporti difformemente da quanto è stato deciso, oppure nel momento in cui il trustee deve prendere delle decisioni e il disponente non c'è più, è probabile che chi possa chiedere un consiglio al guardiano, il quale
è un soggetto che può dire spasso, se ci fosse stato disponente probabilmente avrebbe fatto questo o quest'altro. Diciamo subito che il termine trustee, cominciamo subito a dipanare la lana dalla seta, se trust vuol dire fiducia, qualcuno lo tradurrebbe in fiduciario. Io non lo traduco fiduciario perché se voi lo traduceste fiduciario avreste fatto due errori ontologici. Il primo, avreste dato una definizione che non corrisponde a quella che è la verità, perché i veri fiduciari in Italia abbiamo già la legge del 39 che si rivolge alle società fiduciarie. Quindi esiste un albo di fiduciari, ma ricordatevi sempre che il trustee acquisisce in piena proprietà i beni sono suoi. Un fiduciario è un soggetto che si mette un vestito e dice: questi beni li tengo in deposito fiduciario, ad esempio, li tengo come fiduciaria, ma i beni sono sempre del fiduciante, ovvero di chi me li ha dati. Nel trust i beni non sono più del disponente, sono passati in piena proprietà. Quindi attenzione a scrivere lettere, scrivere atti e tradurlo di fiduciario, perché create della confusione e create quindi la possibilità che questo atto vi venga riconosciuto come non un atto di trust, ma un atto di una natura ibrida, un coacervo che nulla serve. Poi ricordiamoci sempre che tutte le volte che facciamo un atto di trust dobbiamo ipotizzare che quest'atto di trust, per mille motivi, che è destinato magari a durare anche 80 anni, un domani per un problema di interpretazione o per qualsiasi motivo possa essere sottoposto al vaglio della magistratura. Finché la magistratura italiana, e riusciamo a scrivere in italiano, potremmo cavarcela, ma immaginate se facessimo un trust, istituissimo un trust sottoposto alla legge di Jersey o alle isole Vergini o alle isole Turks and Caicos e noi usassimo della terminologia italiana, voglio dire, probabilmente quando andrebbe a essere tradotto l'atto di trust in inglese, certe finezze che solo noi italiani riusciamo a dare e a colorare determinati termini non verrebbero compresi. Quindi bisogna dare dei termini il più possibile precisi per evitare che un domani ci sia un misunderstanding nella loro traduzione. Che cos'è la fonte primaria che ha permesso al trust di entrare nel nostro ordinamento? Premesso che i trust sono sempre esistiti, quindi se parliamo che esisteva nei tempi dei Romani, poi i Romani un po' li hanno abbandonati, gli inglesi sono stati furbi, se li sono appropriati, li hanno coltivati, li hanno fatti andare avanti, e quindi gli inglesi poi hanno creato le leggi, hanno creato un sacco di optional, e quindi il trust inglese, possiamo dire che ancorché l'abbiamo inventato noi, il trust inglese è il cavallo puro sangue, perché il trust inglese è la matrice originale di quello che poi è un trust. Trust che poi si è cambiato e mutato in varie giurisdizioni perché per acquisire clientela sostanzialmente apportavano delle variazioni a questa matrice originaria per poter dare dei benefit affinché le persone portassero i soldi nelle isole Vergini piuttosto che a Bermuda o a Bahamas. Perché io dovrei avere i miei soldi da portare a Bermuda? O perché dovrei portarli a Turks and Caicos, alle isole Cook? Isole Cook c'è un bellissimo aneddoto che mi raccontava il mio professore, il professor Paul Matthews, che non è altro che anche un giudice inglese, il quale dice che gli inglesi vedono le isole Cook, le traducono in isole Crook, cioè isole banditi. Perché? Perché le isole Cook hanno deciso che non riconoscono nessuna autorità, nessuna giurisdizione, nessun tribunale, niente di niente, non danno nessuna informazione. Ovviamente sono state radiate da tutti i rapporti internazionali. Però può darsi che a qualche malavitoso faccia piacere di avere il proprio patrimonio in un puntino nel Pacifico, ma non pensa chi crea queste strutture che come nessuno può arrivare a capire chi detiene questi beni in questi paradisi, poi anche tu stesso, se non ti sei fidato, i tuoi soldi spariscono. Quindi certe giurisdizioni non sono da evitare, cioè dobbiamo evitare innanzitutto i clienti banditi. Il problema è che spesso i clienti non sappiamo che sono banditi, lo scopriamo poi dopo. Però a maggior ragione, se evitiamo i banditi, evitiamo anche la scelta di giurisdizioni di qualche mago che ogni tanto suggerisce ai nostri clienti: ma perché non li porti alle isole Crook? Ma perché non ci metti tu alle isole Crook? Bisognerebbe dirgli. Detto questo, la Convenzione dell'Aia è stato che cosa? Il primo momento di sintesi dove la maggior parte dei paesi di civil law e di common law hanno messo insieme le proprie esperienze e hanno deciso di sottoporre a questa convenzione quello che era stato l'esperienza oramai di anni di trust, e hanno in questo modo sottoscritto questa convenzione che l'Italia ha immediatamente, incredibile, ma dopo il Regno Unito l'Italia è stata la prima firmataria.
la ratifica del 1 luglio 1985, ma entra sul nostro patrimonio giuridico in Italia la convenzione nel il 16 ottobre 1989 con la legge 364. Ricordiamoci, quando qualcuno dice una delle tante stupidate che si dicono, ma il trust non esiste, è una legge di secondo grado. Io vorrei ricordare a quelli che non sono legali, come me, che la ratifica è una legge che dà, che è una norma che è stata fatta dal Parlamento in seduta comune, che dà il potere al capo dello Stato di firmarla. Quindi è una norma molto forte, perché è una norma voluta con delle maggioranze sicuramente più alte. Quindi la convenzione dell'Aia, ma la ratifica della convenzione dell'Aia nasce in un ambiente di volontà comune di due rami del Parlamento, quindi è molto forte. Diciamo che l'Italia è stato tra i primi paesi di civil law a riconoscere il trust in base all'articolo 11, a riconoscerne gli effetti, perché effettivamente se non avessimo avuto una norma interna che avesse riconosciuto gli effetti, ovviamente sarebbe stata lettera morta. Ecco perché il trust nella convenzione trova poi sostanzialmente tutti i suoi elementi. Diciamo subito, un giorno mi trovavo a un convegno, e prima del convegno arrivano da me delle persone e mi dicono: ma ce lo spieghi in breve, che cosa vuol dire il trust secondo la convenzione? Beh, voi dovete immaginare che l'articolo 2 della convenzione, la convenzione dell'AIA, dice: non ti dirà, e questo vi comincerete a stupire, non vi dà una definizione di che cos'è il trust, ma per un semplice fatto. La convenzione non solo è stata ratificata da vari paesi con culture giuridiche e sistemi giuridici completamente diversi, ma con parole completamente diverse. Quindi ciò che noi chiamiamo fiducia, ciò che poi gli inglesi chiamano trust, magari in un altro ordinamento giuridico l'avrebbero potuto chiamare in un altro modo. Per tale motivo, che cosa viene fuori? Che se avessero detto il trust è solo quello che in ogni paese chiamate trust, probabilmente solo gli inglesi l'avrebbero potuto avere. Perché? Perché solo gli inglesi avrebbero potuto dire trust è quello che si chiama trust. Allora, la convenzione fa un bellissimo lavoro. E che cosa dice sostanzialmente? Non ti dice che cos'è il trust, ma ti dice quali sono quegli elementi, il verificarsi del quale, la presenza dei quali, possiamo dire che siamo di fronte a un trust. È un po' come dire, oggi prendiamo ad esempio, ho visto che ci sono molti emiliani, ho sbirciato un po' tra gli iscritti. Bene. Supponiamo che siamo in Emilia e il trust viene descritto così: tutte le volte che tu hai una sfoglia di pasta che è stata arrotolata come se fosse un anellino, ripiena di carne, e la fai bollire dentro il brodo, beh, quello si dicono tortellini in brodo. La convenzione non ti dice che cos'è il tortellino in brodo, dice tutte le volte che c'hai della pasta con un impasto fatto in un certo tipo, che fai bollire in un certo brodo, sei di fronte a un trust. Cioè dà degli elementi caratterizzanti l'istituto del trust e permette quindi al chiamarli come li vogliamo chiamare, ma se sono presenti è oggettivo che abbiamo i tortellini in brodo. Poi li possiamo chiamare in qualunque altro modo, ma sempre un tortellino in brodo è. Quali sono questi elementi che la convenzione ci sottopone? E l'articolo 2 dice questo: i beni in trust costituiscono intanto una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee. Questa è la cosiddetta segregazione. Quando trasferisco dei beni a Giuseppe Lepore, trustee, questi beni non si confondono con il patrimonio personale di Giuseppe Lepore, trustee. Tutti voi sapete che se arriva un cliente, questa è stata l'esperienza che facevamo i primi anni delle scuole di applicazione, hai un tempo i colleghi e gli avvocati forse li ricevevano in altro modo, per altre fattispecie, ma quante volte il cliente arrivava, ti portava 500 lire, 500.000 lire o 500 euro, no, 500 a 200 euro, e ti diceva: tenga ragioniere, tenga dottore, mi paghi l'F24, quando non c'era ancora il remote banking. Cosa faceva il professionista? Prendeva, li metteva nel portafoglio o talvolta li metteva in una busta e se la metteva in tasca perché doveva chiudere. Bene, se un minuto dopo fosse entrata la Guardia di Finanza, avrebbe detto: abbiamo un accesso e dobbiamo verificarti, apri il portafoglio, abbiamo autorizzazione del PM per poterti verificare, apri il tuo portafoglio, e ti trovavano 500 euro
Tu poco avresti potuto dire che i 200 erano per le tasse e 300 erano neri. La Guardia di Finanza aveva contestato che poiché i beni si erano confusi col tuo patrimonio, ovvero i tuoi 200 euro non potevano essere dimostrare che erano quelli proprio del cliente, perché salvo che il cliente non avesse fatto fotocopiare le matrici degli assegni, cosa che sappiamo tutti benissimo che è una stupidata, ma il patrimonio, i 300 euro miei che erano nel portafoglio, unendosi ai 200 del cliente, formavano una massa non distinta rispetto al patrimonio in trust. E quindi io potevo essere accusato di aver percepito dei soldi in nero, a poco rilevando che poi avrei dovuto provare che quei soldi lì. Allora cosa facevamo noi, primi tempi, anche per divertirsi? Arrivava il cliente, gli facevo firmare un facsimile e dicevo: tu sei il disponente, mi stai dando 200 euro, io sono il trustee, sono quelli che li prende, la destinazione qual è lo scopo del trust? Pagare l'F24, chi è il beneficiario? L'Agenzia delle Entrate. Punto, un trustino semplicissimo che vale. Perché vale un trust così? Perché ovviamente la convenzione dice un po' più avanti che i beni, il trasferimento dei beni in trust, l'atto istitutivo di, diciamo sostanzialmente l'atto istitutivo di trust, è un atto, come direbbero i giuristi, ad approbazione, cioè vale la forma libera, non è uno di quegli atti ab substantia, non c'è uno di quegli atti che prevede la forma dell'atto pubblico. Quindi perché? Perché è stato questo? Perché tra i vari soggetti che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia, come potete ben ricordare, c'era ad esempio la Somalia. La Somalia ovviamente aveva un sistema giuridico, con tutto il rispetto per gli amici somali, che non era proprio quello italiano. Se mai avessero detto gli inglesi, i tedeschi, i francesi, vogliamo che il trust abbia una marca da bolle o il timbro dell'ufficio del registro, mi dovete dire come avrebbe fatto un somalo a poter istituire un trust, visto che l'ufficio del registro non ce l'aveva. Allora, dopo mille battaglie, si mettono d'accordo e decidono che l'atto di trust può essere provato per scritto. Quindi basta la forma scritta e a quel punto l'atto di trust è valido. Qual è semmai il problema della forma scritta? La sua opponibilità ai terzi. Come faccio a dimostrare che in quel dato giorno, a quella data ora, a quella data persona mi ha dato quella somma affinché io la destinassi a pagare l'F24? E quindi abbiamo un problema di opponibilità di data e di opponibilità dei soggetti che l'hanno firmata. Per fortuna qua ho visto, sbirciando, che non ci sono notai, perché i notai si strapperebbero i capelli quando sentono dire queste cose, ma funziona. In generale l'atto di trust può essere fatto, formato per iscritto, poi possiamo andare a fare l'atto pubblico e questo è consigliabile quando ci sono dei soggetti deboli, quindi soggetti con disabilità, per dare una maggior protezione, una maggior laicità, salvo che la legge sulla polizia lo prevede per obbligo. Ma potremmo anche fare l'atto, lo facciamo firmare, poi andiamo all'Agenzia delle Entrate, chiediamo il codice fiscale del trust, usciamo, andiamo in banca, paghiamo la registrazione e ce lo facciamo sottoporre alla registrazione. Abbiamo dato una forma forte ai terzi, perché quell'atto in quella determinata data è stato sottoposto a registrazione e la registrazione dà la prova del momento in cui quell'atto, almeno non prima di quella data, l'atto può essere considerato valido. Quindi in determinati casi, oramai, anche perché a volte la differenza su fare un atto con l'autentico, no, sono sempre soldi che i clienti giustamente si fanno i propri soldi, i propri conti. Poi bisogna sempre contestualizzare a seconda di quali sono i soggetti che saranno destinatari di quest'atto. Se dobbiamo fare una compravendita e poi andiamo da un notaio, se il notaio non sa niente di trust e vede che addirittura è registrato, magari storce il naso. Allora io dico sempre: prima sentiamo il notaio, ti va bene fatto così. Le banche si comportano in modo completamente a macchia di leopardo. Banche che vogliono tutti gli atti di trust, banche che vogliono l'atto di trust a tutti i costi fatto davanti al notaio. Allora io dico sempre, quando si pianifica un'operazione di trust, sentiti tutti i soggetti e cerca di capire che se la banca è l'unica che ti può dare i soldi, vuole l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, e vai a farti l'atto pubblico, cioè non stiamo lì a perdere tempo. I beni trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee, cosa fondamentale, di cui la legge russa, che è una legge, vi stupirete, ma la legge russa sui trust è stata la prima legge che ha fatto la Duma dopo che è caduto il comunismo. Quando vi ricordate Yeltsin sul cannone, come si chiama? Quello che spara, vabbè, il carro armato bianco che sventolava la bandiera, un mese dopo aver sventolato la bandiera, la Duma, la prima norma che ha fatto la legge sui trust, che gliel'ha fatto peraltro gli americani. Ma perché? Perché i russi avevano bisogno di distribuire quelle che erano le share sulle utility di
del gas e dell'olio, e quindi sono trust per distribuire sostanzialmente e anche per mascherare quelli che sono i veri proprietari, effettivi proprietari di quelle che sono le commodities, ovvero i proprietari di quelle che sono le fonti energetiche. Però i russi hanno avuto questa caratteristica che, al di là di un sacco di criticità di questa norma, hanno scritto che comunque hanno specificato come deve manifestarsi il trustee. Il trustee deve manifestarsi apponendo sempre la qualifica di trustee vicino al suo nome. Io ancora stamattina ho dovuto firmare nella mia qualità di trustee un atto, la banca mi ha detto: ma lasci fare Giuseppe Lepore. Ma non ci penso nemmeno, io metto Giuseppe Lepore, trustee del trust alfa, beta, gamma, delta. Questo perché? Perché qualora il terzo sia informato del fatto che sta contraendo con un trustee, bene, sa che si potrà rivalere soltanto se qualcosa va male col fondo in trust. Se io firmo come Lepore Giuseppe, un domani potrebbe rivalersi sul mio patrimonio personale. E allora consiglio caldamente tutti di cercare di proteggersi, evitando la fretta ed evitando di non mettere solo la qualifica del proprio nome e cognome. Quindi sempre qualificarsi come trustee. Come vediamo, la terza caratteristica, questa è molto più vicina agli avvocati che fanno gli amministratori sostegni, ai commercialisti che tutti i giorni fanno i bilanci: il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo di rendere il conto di amministrare e gestire i beni rispetto ai termini del trust. Ovvero sul trustee incombe un obbligo di rendiconto. Se sono trustee di determinati beni, devo rendere il conto ai vari soggetti che sono i beneficiari, che potrebbero non essere neanche nati. Possiamo dire, perché i beneficiari potrebbero essere i figli di un figlio che non ha ancora avuto figli o che non sono stati adottati. Dopo 30 anni tu devi rendicontare quel patrimonio iniziale che tu hai avuto, che fine ha fatto e come è stato implementato. La convenzione gli dice una cosa: che i trust interni sorgono in conseguenza della scelta da parte dell'esponente di una legge regolatrice. E allora la legge regolatrice è un altro elemento fondamentale. Se non c'è la legge regolatrice, abbiamo grossi problemi. Perché? Perché la legge regolatrice, vogliamo dire questo, che mentre in Italia non abbiamo ancora una legge sui trust e abbiamo quindi la convenzione, ma ci sono altri stati che hanno delle leggi regolatrici, alcuni secondo me molto discutibili, come la legge sulla fiducia in Francia, ad esempio. Altri hanno delle leggi sicuramente fatte molto bene, Jersey, Guernsey, che sono quelle isolette che sono tra Normandia e l'Inghilterra, hanno mutuato i principi di common law, i precedenti li hanno codificati in un libro, in un testo, e quindi uno che voglia sapere quali sono il precipitato la giurisprudenza dei millenni in Inghilterra, si prende la legge di Jersey e Guernsey e la può avere. Però possiamo dire questo, che in generale la legge regolatrice è un elemento fondamentale, perché nella legge regolatrice trovi le regole basi. Quando mi chiedono: ma fammi un esempio, com'è la legge regolatrice? Come potremmo capire qual è la portata della legge regolatrice? E allora io di solito faccio questo esempio, ovvero posso dire che voi avete comprato una macchina, tipo qualcuno ha avuto un incidente, cambia la macchina, poi ha avuto un incidente, scusate, ha deciso di comprarsi una macchina, e ha fatto l'esame di scuola guida. Ha fatto l'esame di scuola guida, l'esame di scuola guida ti hanno insegnato a guidare la macchina e ti hanno dato quelle nozioni di base, dicendo: se schiacci questo tasto si accende luce verde, sono le luci di posizione, quelle blu sono gli abbaglianti, se ti si accende la lampadina rossa è un pericolo, e quello che è intermittente verde di solito è la freccia. Cioè, tutti abbiamo delle nozioni di base generaliste che ci permettono di condurre senza grossi patemi la macchina. Ma un giorno, mentre stiamo guidando, all'improvviso si accende una spia arancione con un disegnino che non riusciamo a capire. Allora immediatamente fermiamo la macchina, diciamo: cosa mi ha detto al corso? Aspetta, no, questa cosa non me l'hanno detta, oppure se me l'hanno detto non me la ricordo. E allora che cosa fai? Apriamo il cassetto e tiriamo fuori il libretto di istruzioni della macchina. Bene, nel libretto di istruzioni della macchina, pagina 43, troveremo: stai attento che questa cosa arancione vuol dire che ci si è bruciato il fusibile di una cosa più o meno importante. A seconda di questo tu decidi se fermarti o se continuare. Bene, la legge regolatrice non è altro che il nostro libretto di istruzioni che ci viene dato dalla casa, che insomma è il precipitato delle esperienze sostanzialmente, e che ti dice come ti devi comportare quando non sai come comportarti. Piccoli elementi di certezza che ti permettono di capire se il tuo atto, se devi ancora andare avanti o se ti devi fermare. Ecco perché usare una legge regolatrice non vuol dire solo mettere un nome, la legge regolatrice, perché ci piace tanto mettere Jersey.
No, perché devi sapere poi che il tuo atto di trust deve essere coerente con la legge regolatrice. Se la legge regolatrice ti dice che un trust non può più durare più di 60 anni, se tu lo metti che dura 80 anni, poi vedi i problemi che hai. Attenzione a dimenticarsi della legge regolatrice. La legge regolatrice, se manca, crea un problema che poi vi dirò in un'altra sessione, perché non vorrei andare oltre quello che è il tempo che già sta scorrendo inesorabilmente. È importante l'articolo 15 perché c'è un'altra falsa convinzione: col trust faccio tutto, frego tutto. A parte che il trust sconta queste macerie di influenza negativa dovuta a personaggi, i primi tra i quali i professionisti che non hanno saputo arrendersi, non hanno saputo mandare via i clienti e hanno accettato di fare dei trust insostenibili. Ma la convenzione ti dice bene. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ricordi che col trust non puoi superare delle norme che noi riteniamo inderogabili e imperative. Poi addirittura il nostro ordinamento ti dice quali sono quelle norme imperative che non puoi scavalcare. Ma siccome la Convenzione si preoccupa di ricordare dei capisaldi di civiltà che sono stati tutto sommato conquistati a caro prezzo, e allora ve li ribadisce. Quindi col trust puoi servire, non puoi derogare le norme sui minori. Non puoi derogare gli effetti patrimoniali e personali del matrimonio, i testamenti e la legittima. Col trust non si possono violare il nome di legittima. Anche su questo è carino quello che una volta un giudice famosissimo e secondo me tra i più bravi giudici che abbiamo proprio nella vostra zona emiliana, ha detto: signori, dire che in Italia non si può violare la legittima non è vero, è una corbelleria. La legittima si può violare, è violabile, non è vero che non si può violare, ma tu devi sapere che se la violi, alla fine avrai un sistema roccioso tra i più pesanti che il nostro ordinamento ha a protezione dei legittimari, perché questo nasce da lotte incredibili dove i padroni continuavano a dare in eredità ai primogeniti beni lasciando fuori i secondogeniti, che fossero maschi o che fossero femmine. Quindi questa conquista di civiltà ha continuato a mantenere il nostro ordinamento un'inviolabilità tale. Abbiamo, per quelli che sono, c'è cioè un amico di Bolzano, ho visto tra gli iscritti, sicuramente conoscerà il Maso Chiuso. Il Maso Chiuso è ancora un retaggio invece di una violazione tendenzialmente di questa norma, perché col Maso Chiuso si possono destinare i primogeniti determinati beni, ma la norma che viene usata nella zona del nostro collega e che comunque oramai è diventato un qualche cosa che nel loro sistema, nella consuetudine, il maso chiuso esiste ancora nelle famiglie. Però la convenzione ti dice: tu non puoi. Perché? Perché se tu ledi la legittima e quindi uno scientemente la lede, poi si troverà l'azione di riduzione. Molti di voi conosceranno l'azione di riduzione, vorrà dire che il beneficiario, che è un figlio, oppure un soggetto che è stato estromesso attraverso un trust e non percepirà nulla, avrà al termine, quando è che avrà? Al momento in cui viene a mancare il soggetto che era il decurio, cioè quello da cui lui avrebbe dovuto ricevere qualche cosa, farà l'azione di riduzione, cioè chiederà al giudice che quello che gli è stato negato, il giudice lo levi dal trust, lo rimetta in una fittizia, chiamiamola così, scatola, per ridistribuirlo anche a lui che non l'ha preso. Poi ci saranno tutte le azioni per andare a recuperare i beni da chi li ha ricevuti impropriamente, ma l'azione di riduzione è l'azione di riduzione che vince. Qualunque soggetto che è stato estromesso attraverso un trust o attraverso anche semplicemente un testamento dove violi le norme della legittima avrà soddisfazione ed è anche giusto così. Col trust non si possono violare quindi queste norme. Però molti dicono: ah, ho fatto un trust e allora ho violato. Non è vero. Quando è il momento in cui c'è la violazione della legittima? Al momento della morte. Perché finché sono vivo, ancorché io abbia dato al figlio maschio e non alla figlia femmina tutto il mio patrimonio, ma domani potrei fare un gratta e vinci o ricevere un'eredità di 12 milioni di euro, ecco che il mio patrimonio al momento della morte si è così ampliato che ce n'è abbastanza per coprire la figlia che non ha preso niente e ancora qualcosa va al primo figlio. Quindi i conti si fanno al momento della morte. Un'altra corbelleria è quella che si dice che la lesione di legittima facendo un trust sta ledendo la legittima. Forse, chissà, vedremo. Un trust non lede, per il semplice fatto di essere istituito, nessuna legittima.
Protezione dei creditori in caso di stabilità. Non vi racconto quante persone vengono in studio che sono perseguitate a torto, a ragione d'equità, dai creditori e tutto quanto. Arrivano, facciamo un trust, facciamo sparire tutto. Mi viene da ridere perché purtroppo ci sono, per quello che vi farò vedere dopo, ancora dei professionisti. Sì, facciamo sparire tutto col trust. Oltre ad andare in galera loro, qual è l'effetto sostanziale? L'effetto sono due. Intanto sapete benissimo che le trascrizioni che sono state poste in essere da un anno, almeno un anno prima, rispetto al trasferimento del bene, comunque sono tutto opponibili. Quindi se tu c'hai già le trascrizioni sopra, non capisco perché tu fai queste operazioni. Ma soprattutto, come reagisce la Convenzione a questa violazione della lettera E, articolo 15, lettera E? Reagisce in un modo fortissimo. In modo molto semplice reagisce con l'azione revocatoria, ovvero tutti gli atti che sono fatti in spregio a un creditore, bene, sono soggetti alla revocatoria. Quindi il bene viene preso, viene riportato in mano fittiziamente al proprietario originario e il creditore quindi se ne può soddisfare. Quindi è buttato via dei soldi e non ti è servito a nulla. Ma la cosa più importante, che l'ha detto una Cassazione del 2013, condivisibile, è che siccome il nostro ordinamento ha accettato di aprire le porte al trust nella misura in cui il trust persegua degli obiettivi meritevoli di tutela, ma soprattutto non sia contrario alle norme imperative, siccome la protezione dei creditori è una norma imperativa nel nostro ordinamento, vuol dire che qualora noi avessimo fatto un trust che violi sia i creditori, sia viano legittime, il nostro ordinamento ti dice che non è mai esistito questo trust, tanquam non esset. Quindi non l'ho fatto neanche entrare nel nostro patrimonio giuridico, il trust. Ti dice quei beni sono sempre tuoi, ancorché intestati a un terzo, che lo puoi chiamare trustee, giallo, verde, blu, ma i beni sono sempre tuoi, quindi l'effetto è dirompente, perché i beni non si sono mai spostati e quindi il creditore, pretermesso, che cosa farà? Prenderà e farà direttamente il pignoramento presso terzi dicendo quei beni che in questo momento tu ne hai meramente il possesso, ancorché formalmente sono intestati a te, appartengono ancora al soggetto che attraverso questa azione ha cercato di raggirare. Detto questo, andiamo avanti le tre certezze. Le tre certezze del trust sono: la prima certezza, la volontà del disponente. Perché? Perché noi tante volte abbiamo degli altri strumenti che potremmo chiamare trust, ma trust non sono. Quando io ricevo un compito di fare una cosa, potrei essere un mandatario, potrei essere un agente, mi potrei intestare meramente un bene, potrei essere un depositario, ma questi non sono trust, sono contratti di mandato, sono contratti di agenzia, sono soggetti che hanno dei beni momentaneamente intestati, sono depositario. Diverso è invece affidare al trustee i beni marchiandoli con un compito. In Inghilterra, ad esempio, la volontà del disponente è così forte che ci sono stati dei casi dove una moglie raccontava questo al giudice: caro giudice, davanti a testimoni, due si sposano, la banda nuziale, fanno tutto, si sposano, entrano in casa e lui fa il gesto d'amore più eclatante che qualunque donna, abbiamo 21 donne qui, benvenute alle nostre signore a questa chiacchierata. Queste 21 donne lo desidererebbero, forse qualcuna no, ma magari la maggior parte sì, aver vissuto questa scena. Lui la prende, arriva davanti alla casa, dove sarà la loro vita familiare, la prende, la solleva, apre la porta e dice: amore mio, questa è la mia casa e tutto quello che è mio è tuo. E la dice di fronte ai due testimoni di nozze che li stanno seguendo. Dopo 7-8 anni, quello che succede ogni tanto, sapete che l'amore va e viene, i rapporti non sono più gli stessi. Bene, questa donna ha trascinato davanti al giudice inglese il marito dicendogli che quello che lui aveva intestato, sostanzialmente lui si era autodichiarato trustee in favore di lei quale beneficiaria, perché lui aveva fatto un atto di fiducia dicendo che quei beni sarebbero stati suoi e per gli inglesi quei beni sono della moglie, o almeno il 50%. Non c'era bisogno di atti formali più forti, la volontà di dare dei beni o assegnare un compito o di destinare determinati beni a un soggetto, per gli inglesi è una volontà che è perfezionata solo con la sua enunciazione. Poi in Italia noi invece andremo a fare le prove per testimoni, tutto quanto, però sappiate che se vi capita un caso di questo tipo, sappiate che nella giurisprudenza inglese questa cosa è vista come un vero e proprio atto di trust. E diciamo che la volontà, quindi istituire un trust in capo al disponente, non sussiste quando l'articolo 2, ritorniamo indietro, vi dice:
Per trust si intende i rapporti giuridici istituiti da una persona disponente con atto tra vivo o mortis causa, qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee. Gli inglesi dicono upon trust. Loro dicono when assets have been placed under the control of a trustee. Vuol dire che i beni devono essere posti sotto il controllo. Sarete, no, signori, d'accordo con me che se io trasferisco un bene a una persona qualsiasi, sto guardando chi sono. Simona, trasferisco questi beni a Simona, ma gli dico, guarda, te li do, però sono sempre miei. Allora, se sono sempre miei, mi dovete spiegare per quale motivo li ho trasferiti. Oppure Francesca, avere un altro nome, Francesca, bene, voglio capire se io ti dico, ti do questi beni, ma devi fare quello che ti dico io. Ma là sono miei, sono tuoi. Quindi se il potere decisorio rimane in capo al disponente, vuol dire che non c'è mai stato il vero spossessamento. Guardiamo quindi nell'aspetto patologico, gli avvocati che mi ascoltano giustamente diranno, bene, se io devo smontare un trust, cercherò di dimostrare che questo legame è un legame fittizio, cioè che non c'è legame ma c'è sempre un legame, cioè il disponente ha sempre le mani sui beni. Quando è che si succede? Quando io mi trasferisco in trust delle azioni, dei titoli e tutte le mattine chiamo il trustee, compra, vendi, e lui dice di sì con la testa, ma allora la volontà di chi è? È una volontà eterodiretta da parte disponente, i beni sono sempre suoi, ancorché intestati a lui che è una testa di legno. Gli inglesi direbbero che è uno sham trust, cioè non è un trust vero, ma un trust fasullo. Adesso sulla teoria dello sham sarebbe da fare un'altra lezione. Diciamo che un'altra certezza è il fondo in trust, di solito si fa l'atto istitutivo. Si conferisce una cifra simbolica, ma poi se io mi devo prendere cura di mia nonna per tutta la vita e dovrò in qualche modo metterci dei soldi dentro se voglio prendermi cura. Quindi un trust deve avere un fondo. La giurisprudenza dice che non è che un trust che non ha un fondo non è un trust, è un trust che non può eseguire il suo obiettivo. Bisogna poi vedere anche il fondo. Se quello che ci metto è coerente con gli obiettivi, questo è un altro modo di vedere da parte dei giudici, da parte anche dell'Agenzia delle Entrate, la genuinità del trust, perché se io ho messo dentro un trust 20.000 euro e voglio prendermi cura di mia nonna che c'ha l'Alzheimer, mi dite come faccio con 20.000 euro? Forse la curo 6 mesi. Allora non volevo fare quello, forse volevo solo nascondere i soldi all'interno di un trust per non farmeli pignorare con la scusa di mia nonna. Queste cose le vedono perché oramai le verifiche non sono fatte sull'esame cartolare formale dell'atto istitutivo, ma sull'operatività. Dovete abituarvi ad avere un'operatività coerente rispetto a quello che è l'atto di trust. Ricordiamoci quindi che le disposizioni devono trovare attuazione nei comportamenti. Il fondo in trust deve essere poi coerente con quello che andiamo a fare. In coda questo incontro dirò che ci sono i trust per gli animali. I trust per gli animali sono trust legittimi, interessantissimi, e io ho fatto sulla scorta di studi che ho fatto guardando i trust che fanno gli americani, ho fatto il business plan in una mia pubblicazione per tenere un cane sostanzialmente facendo i calcoli attuariali e dandogli le cucce che sono le spese che ogni 3 mesi puoi cambiare. Ogni 3 anni puoi cambiare la cuccia, i giochi, la babysitter, il mangiare, il veterinario, tutto quello che vuoi, ci costa 130.000 euro. Sappiate che un cane mediamente vi costerà 130.000 euro se gli voleste dare veramente il massimo del massimo. Allora non metterò 1 milione di euro dentro un trust, perché i beneficiari che sono stati pretermessi, oltre ad avere l'azione di riduzione, diranno al giudice, giudice, ma mi devi spiegare com'è che io posso avere... E che non sono stato nominato erede, è andato tutto a questo cagnolino per 1 milione di euro. Kurt Lagerfeld, che ha lasciato la gattina, il cagnolino, non so che mi ricordo, però 2 mesi fa, potete immaginare che patrimonio enorme ha lasciato. Quindi, nell'esame degli atti di trust, comunque si guarda sempre la coerenza tra i mezzi e gli scopi. Un trust, una terza certezza, che è quella del trust, la terza certezza è quella che vi sia un beneficiario. I beneficiari possono essere individuati, nominativo, Roberto Rossi, quale categoria, tutti coloro i quali hanno partecipato all'incontro di Ascheri del 31 maggio, oppure degli altri criteri che uno può dettare. Ma la loro individuazione può essere anche rimandata a un momento successivo, cioè il disponente potrà dire io voglio che tu dia il fondo in trust a tutti coloro i quali si laureano alla Bocconi nell'anno 2024.
Oggi il 2024 non lo sa e si lavano tutti con 110 lode e abbiano i capelli rossi. Voglio dire, uno può mettere tutte le caratteristiche che vuoi. L'importante è che dia degli strumenti di individuazione, perché sennò alla fine il trustee non saprebbe a chi dare, prima di tutto. Ma l'individuazione non solo la può avere il disponente, la può avere il trustee, o posso dare a un terzo a dire, io potrei fare un trust e dire: stasera metto in trust, lo faccio adesso, 100 euro a tutti coloro i quali hanno frequentato. E do l'incarico al ragioniere Guido Ascheri, che è il nostro mentore, che sta monitorando chi c'è, dimmi chi è l'ultimo che si è disconnesso dalla sessione. Vuol dire che quello che è stato più sul pezzo, quello che mi ha sopportato di più, si merita il premio. Quindi lascio a un terzo, al verificarsi in determinate circostanze, l'individuazione di colui il quale è beneficiario. Ma perché è importante individuare un beneficiario? Ricordiamoci quello che ho detto prima, ovvero la rendicontazione. Perché ci sia un trust, ci deve essere un trustee e il compito principale di un trustee è quello di essere accountable, cioè deve essere rendicontabile, ovvero controllabile. Un trustee che non può essere controllato da nessuno è un trustee che può fare i fatti suoi, quindi sostanzialmente, e in un ragionamento di coscienza, così come sono nati i trust in un mondo dove l'occhio di Dio ti guardava, e l'occhio di Dio dice: ti guardo, però se c'è qualcuno che ti guarda, che ti controlla, quindi i beneficiari servono. Perché attraverso i beneficiari che cosa si fa? Si controlla il trustee, si vede l'operato e quindi un buon trustee lo vuole un guardiano, lo vuole un soggetto che controlla, lo vuole un beneficiario, perché solo attraverso il beneficiario vedrà se il suo operato è un operato corretto. Come ho detto prima, parlare di beneficiari, beneficiari senza dire nulla è un controsenso, dice il nostro professor Maurizio Poi. I beneficiari li possiamo distinguere in due categorie, beneficiari vestiti o beneficiari contingenti. La posizione vestita è la posizione di un soggetto che è già stato individuato come beneficiario e non cambierà. La posizione contingente è una posizione di un soggetto che ha le potenzialità di essere un beneficiario, ma non sappiamo ancora se questo soggetto è beneficiario o meno. Che cosa intendo dire? Se io dico che il beneficiario è Roberto Rossi, punto, beneficiario è Roberto Rossi. Se io invece dicessi bene, ed è quindi vested. Se invece dicessi beneficiario è Roberto Rossi, se sarà vivo al termine del trust, vuol dire che lui è una mera aspettativa che è comunque tutelata, perché comunque controllerà il trustee di comportarsi bene, perché dice: comportati bene, perché se io arrivo vivo i beni li prendo. Quindi non è che un contingente non abbia dei poteri, ha dei poteri un po' più affievoliti, ma scontano il limite che lui deve vincere la gara, cioè arrivare vivo. Perché qualora lui non arrivasse vivo, chi saranno i beneficiari? Magari i suoi figli, se arriveranno vivi anche loro. Un esempio tipico: a un trust è successo, mi è successo di essere stato chiamato a fare il trustee di un trust dove un genitore istituiva un trust e lo istituiva a favore nominava me come erede, quindi come trustee, come erede, ma nella mia qualità di trustee, e diceva: prenditi cura di mio figlio, che comunque io intendo considerarlo sempre mio erede, nel senso come soggetto per prendersi cura, ma per me è come se fosse il mio erede. Passano 7-8 anni, un giorno mi arriva Equitalia, mi notifica un pignoramento presso terzi, cioè mi chiede di andare a rendere la dichiarazione del terzo perché il figlio aveva 800.000 euro di debiti per imposte e loro erano venuti a sapere che c'era un soggetto che si chiamava Trustee che deteneva un immobile il quale avrebbe potuto essere destinato a questo soggetto, ma lo tenevo io come trustee. E io ho risposto con due semplici righe ad Equitalia: cioè, hai ragione, se questo qua ti deve dei soldi, mi dispiace, ne sono veramente dispiaciuto. E sono anche pronto a darteli, ma siccome la sua posizione è contingente, se lui sarà vivo tra 70 anni, io te li darò, mettiti lì, aspetta 70 anni, tra 70 anni, se lui è vivo, vieni qua in pompa magna e ti do tutti. Potete immaginare, dopo 2 giorni hanno annullato tutto. Ora, con questo non si vuol dire che questi strumenti servono a frodare, non lo dirò e non lo potremo mai dire, però la differenza tra la posizione beneficiaria, vested e contingente ti permette di fare delle cose o di avere degli effetti che la norma prevede, non è che la inventiamo. La giurisprudenza prevede quindi di tutelare delle posizioni che altrimenti non sarebbero tutelabili. Le categorie dei beneficiari possiamo dire che sono chiuse, aperte o si possono chiudere. Che cosa si intende con la categoria chiusa o aperta? È semplicemente dire: i beneficiari sono Roberto Rossi,
Oppure potremmo dire come categoria aperta se saranno vive al termine del trust, quindi è una categoria. Però potrei anche dire tutti coloro i quali nasceranno da Roberto Rossi. Oggi Roberto Rossi c'ha Paolino, però potrebbe un giovane adottarne o far nascere un figlio, e allora la categoria è aperta perché si dice solo che all'ottantesimo anno dove finisce il trust, a quel punto si contano chi sono i figli rimasti superstiti e quelli saranno i beneficiari. La categoria si chiuderà al termine, ma si può anche chiudere prima dicendo i conti li facciamo alla fine, ma se ci muore l'esponente tra 30 anni si fanno i conti tra 30 anni, ovvero vi potete sbizzarrire. Il trust è una materia stupenda, meravigliosa, perché è fatta solo per quelli che hanno fantasia, quelli che sono misogini, quelli che sono precisi, quelli che sono tutti abituati a ragionare le regole, non possono fare il trust. Perché il trust vuol dire inventarsi delle regole sul momento ed è quello che dice il nostro common law, applicare al caso concreto e inventarsi la regola. Ovviamente una regola che non può essere una regola inventata senza regole, ma deve essere una regola che segue dei canoni, ma all'interno di questo c'è la possibilità di sbizzarrirsi a creare diritto. Perché una delle cose più belle è che noi ogni atto di trust non è uguale all'altro, perché le problematiche sono diverse e le necessità sono diverse. Il trustee è il soggetto quindi che sostanzialmente si occupa di attuare il programma, è un soggetto di cui ci si fida. E vi dovrete andare a leggere la circolare WIF del dicembre del 2016, mi sembra, dove viene chiamato anomalia in materia di trust. Anomalie in materia di trust vuol dire trust che apparentemente sono perfetti, ma secondo la Banca d'Italia c'hanno qualcosa, e secondo me correttamente, sospettoso. Ovvero, se il disponente è il marito e nomina trustee la moglie e beneficiario il figlio, o anche lui come soggetto ad assistere, e supponiamo che il marito vada dalla moglie e dica: caro trustee, mi stacchi 30.000 euro che mi devo comprare, 150.000 euro che mi voglio comprare Ferrari? Il trustee dico: ma non ci penso nemmeno, non te le compro il Ferrari. Poi la sera la moglie si leva il vestito da trustee, indossa il vestito da moglie, potete immaginare che cosa gli dice il marito, perché quel momento il marito ti tiene ancora il vestito da disponente, barra marito. Cioè, sai che ti dico? Domani andiamo dall'avvocato, perché forse ho cambiato idea su di te. Ovvero, tutte le volte che abbiamo dei rapporti di parentela o di lavoro, c'è gente che mette come trustee i propri dipendenti e gli dice: se non fai quello che ti dico io ti licenzio. Bene, la WIF, la Banca d'Italia, dice: tutte le volte che ci sono questi rapporti così stretti, c'era un undue influence, ovvero un'indebita influenza di questi soggetti sulla libera scelta del trustee. E che cosa si concretizza? In quello che avevo detto prima: i beni devono essere posti sotto il controllo del trustee, non sotto il controllo del disponente. Ma è vero che se il disponente dice sempre alla moglie barra trustee o l'impiegato barra trustee, fai questo, e lui lo fa per paura o di essere lasciato o per paura di essere licenziato, capite bene che il pallino ce lo mettono sempre in mano il disponente. Quindi siamo di fronte a un mandato, non siamo di fronte a un trust. Il guardiano è un soggetto, come abbiamo detto prima, che può esserci o non esserci, può essere eventuale, ma può essere un soggetto che può revocare il trustee qualora faccia delle malefatte, ma può anche dare dei consigli. Diciamo che in Italia il trust è cresciuto perché c'è stata una produzione scientifica enorme, siamo l'unico paese civil law che abbiamo scritto di tutto. La giurisprudenza, ci sono tantissime sentenze. Sapete, Draghi, che è governatore della BCE, quando lavorava in Goldman Sachs, prima di prendere cariche pubbliche, che cosa ha fatto? Ha preso e istituito un trust, ha preso tutti i suoi beni, ha venduto tutte le azioni a Goldman Sachs, le ha messe in un trust che si chiama Blind Trust, e ha detto al suo trustee: investile, non voglio sapere in che cosa, perché se no io potrei, come governatore della Banca d'Italia, governatore della BCE, andare a fare delle norme, a suggerire al governo di fare delle norme che facilitano certe aziende, quindi salgono gli utili, avrei tratto degli indebiti guadagni, e questa è una cosa che non può essere fatta col trust. Quindi Draghi, tutti i suoi beni ha fatto il trust. Peccato che non tutti sono come Draghi. Vi ricorderete Bloomberg, che era il sindaco di New York prima, e vi ricorderete Bloomberg in America, quando tu assumi una carica pubblica non ti pongono il problema. O tu dichiari esattamente tutto quello che c'hai, apri tutti i cassetti, tutti i tuoi conti correnti, tutti i tuoi beni, tutto quello che hai, e fai una disclosure totale, oppure gli americani ti dicono: metti tutto in un trust. Bloomberg, che era un uomo che non aveva problemi, ha
preso e ha dato tutto in mano agli uffici governativi dicendo quali erano i suoi beni, perché poi come vengono misurati i conflitti di interessi? Quando facevi politica avevi 100, quando finirai di fare politica devi avere 100. Se tu hai 1000 vuol dire che ti sei arricchito con la politica e il sistema americano ti leva questi 900. Peccato che c'era un'altra persona che voi conoscerete molto bene, che non l'ha pensata proprio così, ce l'ha fatta perché noi italiani ci flagelliamo sempre, ma abbiamo della gente da cui dobbiamo imparare, cioè non abbiamo nulla da imparare. Ve lo ricordate Schwarzenegger? Schwarzenegger, quello muscoloso come me, vedete, insomma, quello che mi assomiglia. Al di là della battuta, Schwarzenegger era governatore della California, mi sembra. Anche lui assume l'incarico di governatore e gli si pone la scelta. Vuoi dire tutti i tuoi beni? O vuoi fare un trust? E lui dice: no, no, io faccio un trust. Quindi fa anche lui un buy in trust. Peccato che nomina come trustee il suo avvocato di fiducia. Gli americani, che su queste cose, dai tempi del Watergate, sono pelosissimi, controllano tutto, lo intercettano e vedono che quando vanno a giocare, l'avvocato gli racconta quali sono gli investimenti. E lui, come governatore, promuoveva certe cose. Morale della favola, gli americani gli hanno smontato il trust, l'hanno distrutto dal punto di vista economico e lui rischiava veramente di dare le dimissioni di tutto. Questo per dire che le marmellate le fanno all'estero, le fanno peggio di noi, ma le fanno soggetti che voi non immaginereste nemmeno. False affermazioni sui trust. Il trust serve per defraudare i creditori. Abbiamo visto che non lo fai perché ti annullano il trust e tu vai in galera, ai sensi della 74 c'è il concorso. E ricordiamoci che quando uno sottrae i beni ai creditori, col termine creditore ci mettiamo anche l'Agenzia delle Entrate, che è un creditore come gli altri. Non serve per gli desiderali legittimari, non serve per esportare denaro, non serve per rendere anonimi i patrimoni. Quando vedrete adesso con la quinta direttiva antiriciclaggio, che sarà uno dei prossimi incontri che faremo, se avete il piacere di seguirmi, vedrete che ci sarà esiste già il registro dei trust, dei beneficiari, esponenti dei trust, questo registro è tenuto dalla Camera di Commercio, ma anche con le disposizioni attuative, dove per ogni trust sarà individuato chi è disponente, chi sono i soggetti, tutto quanto. Quindi saranno pubblici soltanto alle autorità, si pensa. Se volete andare a vedere la giurisprudenza in materia di trust, vi collegate col sito www.iltrustinitalia e potete vedere che nella pagina trovate subito le leggi. Per esempio, Corte di Cassazione, 15 aprile, azione revocatoria 2901, avente ad oggetto istituti trust, è idonea a produrre l'esito dell'inefficacia dell'atto di conferimento, in quanto l'atto di conferimento è dipendente dall'atto istitutivo, in esso trovando la propria causa giudicatrice. Poi, se vi iscrivete all'Associazione Trust in Italia, cosa che vi consiglio, di cui sono membro del direttivo e quindi sponsorizzerò la vostra entrata, accederete e vedrete tutte le sentenze in chiaro. Scusa, ecco, volevo ancora dirvi sulla fiscalità, due parole, perché sostanzialmente la fiscalità è abbastanza semplice. L'articolo 73 del testo unico delle imposte dirette ha detto che i trust si possono dividere sostanzialmente in due tipologie, trust opachi o trust trasparenti. Che cosa si intende per trust opaco? Allora, innanzitutto quando parliamo di testo unico e imposte redditi, cioè la tassazione dei proventi dal trust. Se in un trust io metto un immobile e questo immobile non lo affitto, non ci sarà proventi e non ci sarà nulla da restituire ai beneficiari. Ma se questo immobile lo affitto, chi paga queste tasse? Chi paga le imposte sulla locazione? Il trust è un soggetto di imposta come gli altri, fa il modello 760 enti non commerciali. La differenza, ecco perché negli altri trust bisogna farli con un commercialista. Trust vuol dire obbliga a lavorare bene insieme gli avvocati, i commercialisti, i notai, i promotori finanziari, i bancari. È un lavoro che si fa di squadra. Perché se in un atto di trust non metti la parte fiscale è un grosso problema. Cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente nell'atto di trust, se tu metti che il trustee ogni volta che prende i redditi li deve dare ai beneficiari, viene considerato un trust trasparente, ovvero man mano che il reddito si forma viene trasferito ai beneficiari, che se lo tasseranno nella loro dichiarazione, un po' come succede con i quadri H delle società di persone, dove il reddito che si forma in capo alla SAS o all'SNC viene indipendentemente dalla percezione tassato nel quadro H dei soci. Se invece uno vuole fare un trust diverso, dovrebbe fare un trust opaco, ovvero il trustee, individuati due figli, potrà decidere lui a discrezione cosa dare, quanto dare e se dare. In questo caso la norma dice questo è un trust opaco, quindi viene tassato in capo al trustee con un'aliquota che poi andremo a vedere, ma pagate le imposte, quello che verrà dato ai beneficiari sarà già esente da qualunque imposta. Potete
verrà dato oppure verrà accumulato, verrà dato in parte, le regole le potete sbizzarrire a fare quello che volete. Quindi opacità e trasparenza sono due cardini per decidere chi dichiara cosa. L'Agenzia delle Entrate, in famose risoluzioni, ha detto chi è che può essere considerato quando è che un trust può essere considerato opaco? Quando il soggetto beneficiario ha diritto di pretendere i soldi. Se nel trust io scrivo il trustee può dare, ovviamente non puoi pretendere, perché a fronte della tua richiesta non ti do nulla. Se invece il soggetto dice mi devi dare, perché nell'atto di trust la clausola è il trustee deve dare, e allora il trust è oggettivamente trasparente. Poi abbiamo i misti. Bene, io potrei dire che ricavo 100.000 euro di affitti all'anno e dirò fino a 50.000 il trustee può dare e quindi è opaco. Gli altri 50.000 li deve dare e per quei 250.000 il trust diventa trasparente. Trust, io volevo dirvi che mi sembrava importante darvi un flash su cosa succede quando trasferiamo i beni in trust all'inizio. Il trasferimento di beni in trust è come se noi anticipassimo la tassazione al momento del venir meno del soggetto, quindi come se anticipassimo una successione. L'Agenzia delle Entrate ti dice: bene, se tu che sei disponente, sei il padre, metti in trust tutto per i tuoi figli, qual è il rapporto di parentela? Padre e figlio, quindi c'è l'esenzione di 1 milione di euro di franchigia per il denaro, oppure 1 milione di euro non lo devi superare se metti degli immobili in base alla rendita catastale moltiplicata per 126. Quindi hai una franchigia di 1 milione, 1,5 milioni se c'è un figlio disabile, se sei un soggetto disabile. Cosa interessante, importantissima, il trasferimento delle partecipazioni, articolo 4 ter del decreto legislativo 341/90 prevede che il trasferimento di partecipazioni che integrano il controllo e detenute per 5 anni fuoriescono dal discorso di franchigia, fuoriescono da qualunque imposta di successione e donazione, perché la legge promuove il trasferimento in trust per il passaggio generazionale e quindi vuole dire che noi trasferiamo anche un patrimonio netto di 300 milioni di euro con 200 euro di imposta fissa. Mi sembra che su questo sia importante. Perché? Perché avvicinandoci alla fine dobbiamo dire che trust, quali ambiti li possiamo applicare. Li possiamo applicare in generale a passaggio generazionale, cioè genitori che vogliono trasferire le proprie partecipazioni ai figli prima che loro vengano a mancare per vedere se i figli se la cavano bene. Abbiamo trust finanziari, trust commerciali, dove noi possiamo dare delle somme di garanzia, le vengono tenute da un trust affinché queste somme vengano date come caparra all'esito di un determinato affare. Ultimamente la legge di San Marino ha appena approvato che i blockchain, quindi questi coin possono essere detenuti in trust da un trust al fine di garantire le terze parti contraenti. Ma poi possiamo anche fare i trust per la famiglia, per destinarli a dei soggetti, anche se non siamo imprenditori, perdonatemi, ma possiamo anche fare dei trust per gli animali, quindi destinare delle somme a un soggetto che si prenda cura degli animali affinché i nostri cari gatti e amici non abbiano a soffrire del fatto che noi siamo venuti a mancare. Se andate sul sito L'Arca di Noè, che praticamente è quella rivista cartacea che fa TG5, c'è un mio articolo che c'è scritto Quando il padrone non torna a casa. Un articolo molto strappalacrime, ma è un articolo che ti porta nella realtà di che cosa succede a un padrone nella propria testa quando pensa cosa succederà al mio cane e al proprio animale. Vi dirò che nel mondo dei cartoni animati il mondo del trust esiste, andate a vedere la favola degli Aristogatti e vi troverete che gli Aristogatti non è altro che un trust. I beni dovevano essere destinati a questi gatti, ma poi arriva il maggiordomo, il cattivone, il quale vuole prenderseli lui. Andate a leggere Aristogatti e troverete un trust. Ma chiudo questa prima carrellata, questo incontro che è volato purtroppo, dicendovi che una delle cose più belle è fare trust per aiutare le persone più svantaggiate. Se andate su questo sito www.trustperaiutare vedrete che cosa è successo quando è successo il terremoto di Accumoli nella Matrice. Ovvero, io ho creato questo sito insieme a un amico, abbiamo fatto una raccolta fondi e con questa raccolta fondi abbiamo permesso di raccogliere 12.000 euro, pochi tanti che siano, per l'obiettivo. 10.000, scusate, 10.249,17. Se andate a vedere che cosa è stato fatto, ecco, qui abbiamo il contattore che ci diceva, ma soprattutto il trust rispetto ad altri strumenti ha delle cose incredibili, la trasparenza, e quindi qui vedrete l'atto istitutivo di trust, se volete vedere come è fatto,
Qual è la rendicontazione? Abbiamo tenuto iscrizione all'ONLUS, ma soprattutto la rendicontazione. Ho rendicontato esattamente euro per euro che cosa è stato fatto, a chi sono andati a finire i soldi e soprattutto anche le piccole spese per istituire il trust, ecco, ce le abbiamo messe di tasca nostra. Quindi che cosa vuole dire? Vuol dire che il trust sono entrati 10.249 e sono uscite queste. Questo per chi lo conosce era il sindaco del comune Pirozzi, e qui eravamo io e il mio collega quando siamo andati a prendere gli accordi per dare il fondo. Questo non ci credeva neanche, perché non credeva che gente potesse fare queste cose. Abbiamo contattato questa società che ci ha fornito con un buon sconto un'aula telematica portatile per darle ai bambini. Questo è il rendiconto di quello che abbiamo raccolto mese per mese, entrate e uscite, e soprattutto diamo anche la trasparenza, abbiamo dato la trasparenza a chi ha dato, mettendo le iniziali per privacy, però ognuno poteva vedere esattamente. Se voi oggi andate a chiedere la rendicontazione degli SMS per le varie raccolte, Wind, Telecom, ovviamente è cosa notoria che non saprete i vostri 2,5 euro dove sono andati a finire. Abbiamo anche diviso tra chi erano i soggetti, le persone fisiche, ma soprattutto la cosa più bella di questa cosa è che sostanzialmente abbiamo potuto dire che il trust, avendo noi messo delle somme anticipate, non ha dovuto essere diminuito di 465 euro. Queste sono le somme sostanzialmente che noi abbiamo, cioè di 500 più 268, perdonatemi. Questo è quello che è rimasto in trust oggi. Ma vuole dire che effettivamente tutto quello che abbiamo raccolto è stato assolutamente impiegato. Nessuno si è messo un euro in tasca, se vogliamo dirla così, e questa è una funzione. Io direi che la mia lezione è finita, sono le 19:20, mi scuso se ho sforato un poco, però se vi ho entusiasmato, un pochettino emozionato e un pochettino coinvolto, mi auguro di vedervi alle prossime lezioni, dove affronteremo i temi dei poteri dei trustee, il tema dei diritti dei beneficiari, i poteri di sistemazione, i poteri di anticipazione, una simulazione di una verifica fiscale fatta a un trust, e soprattutto quali sono i trust fatti male, e ci divertiremo anche a esaminare le clausole, dove direte: ma come ha fatto uno a scrivere queste cose? Purtroppo il mondo è fatto, mi perdonate, di ignoranti, nel senso di persone che ignorano la materia, ma gli ignoranti che fanno disastri hanno questo vantaggio in più, che fanno, come direbbe Marco Cipolla nel suo libro Le quattro leggi della stupidità umana, i veri stupidi sono quelli che fanno danno a se stessi e fanno danno agli altri. Sicuramente quelli che hanno partecipato questa sera, spero che siate riusciti a rimanere numerosi fino alla fine, sono sicuri che fanno del bene a se stessi e faranno del bene ai propri clienti, offrendogli questo strumento che è uno strumento vivo, sebbene abbia più di 2000 anni. Vi ringraziamo e vi auguro una buona serata. Buonasera di nuovo a tutti. Abbiamo un attimo delle domande che ti porrò molto velocemente. Allora, vorrei far intervenire, che ci aveva fatto una domanda già dall'inizio, Marco Leati. Sì. Provo ad attivare il microfono, vediamo se ci sente. Sì, sono qua, buonasera. Ah, Buonasera. piacere di rivederla. buonasera. È un piacere anche per me. Nulla, molto brevemente, spero a beneficio di tutti i presenti, se, visto che la tua, come posso dire, la tua estrema fantasia poi nell'esporre verbalmente e probabilmente anche per iscritto, se c'era la possibilità di avere una bozza, diciamo così, di un trust familiare così a beneficio un po' di tutti, ecco. Anche se immagino che, insomma, vista l'estrema elasticità, ecco, che contraddistingue l'istituto del trust, insomma, sia abbastanza improbo, diciamo così, ecco, arrivare a avere una bozza che possa andare bene un po' a tutti. Però, ecco, la domanda era quella. Grazie. La domanda è una domanda pertinente, perché poi noi professionisti siamo tendenzialmente portati a portarci a casa qualcosa, non solo della teoria. Non è un problema di darla o non darla la bozza, ma una bozza ovviamente può essere uno scheletrato, ma se non viene modificato e non viene calato nella realtà, non serve a nulla. Anzi, quella bozza che è stata fatta è controproducente. La nuova teoria
che seguiamo, io sono diventato da poco anche trustee a San Marino, e che siccome abbiamo una bellissima legge a San Marino che prevede tutto, perché è in italiano, oramai gli atti di trust del futuro sono atti di 2 pagine, perché gli atti di 40 pagine che si facevano fino all'anno scorso si facevano perché tradivano il desiderio di spiegare a chi era ignorante che cos'era un trust e spiegava tutto. Oggi possiamo dirci, visto che qua abbiamo l'82% che comunque ha una conoscenza di base, e quindi io farei i complimenti alle persone che oggi sono venute, nonostante tutto, ad ascoltarmi, ma oramai non abbiamo quasi più bisogno di spiegare nulla. E allora basta dire, per tutto quello che non è detto, oggi noi diciamo in un contratto di locazione, valgasi le norme del codice civile, in un futuro prossimo diremo, valgasi le norme della legge di San Marino sui trust, che è la legge regolatrice. Quindi io non ho difficoltà, però allora farei una sfida. Perché quello che si dà deve avere sempre una contropartita, secondo me, ma nel vostro interesse. Io posso prendervi, vi do una bozza, poco ve ne farete di questa bozza. Potete vedere invece magari certi meccanismi, com'è la sostituzione di un guardiano, quali sono le ipotesi, come si sostituisce un trustee, quali sono i poteri. Ieri guardavo un atto di trust, questo professionista che ha fatto l'atto di trust ha previsto tutto. Ha previsto che il trustee, col consenso del guardiano, poteva vendere. Poteva prendere in affitto degli immobili, poteva acquistare, poteva vendere delle partecipazioni. Cosa si è dimenticato? L'acquisto di immobili. L'acquisto di immobili se l'è proprio dimenticato. Ma io che lo leggevo con l'occhio critico, dicevo: bene, il trustee può comprare tutto quello che vuole senza manco il potere, il permesso del guardiano. Allora voglio dire, ogni realtà va calata. Quindi io non è che no, ho ritrosia d'arda, ma ci mancherebbe, siete venuti qua, vi siete orbiti 1 ora e mezza di me, ve lo meritereste. Io faccio una sfida a coloro i quali avranno la voglia di riascoltare. Faremo un giorno un esame di un atto di trust con le criticità esatte, quali sono le cose a cui stare attenti, e alla termine del quale vi porterete a casa l'atto di trust su cui abbiamo lavorato. Mi piacerebbe, forse più utile per voi fare un esame pratico di un atto di trust con un caso tipico, e poi ve lo do, ve lo portate a casa, sempre col caveat che non può essere usato dappertutto, ma magari una piccola fattispecie come quella, piuttosto che darvi un atto così, dove comunque lascia il tempo che trova. Non faccio un servizio a voi buono, ma non lo faccio neanche a me, perché il mio compito è cercare con queste chiacchierate di formare i migliori professionisti senza tema. Quindi, se avete piacere, voi mandi una mail alla Schieri e gli chieda se siete interessati a fare una giornata, un'ora, su un atto di trust, con un caso che scelgo io, molto semplice, che però potreste poi in qualche modo, non dico riutilizzarlo, ma averlo come canovaccio in una fattispecie. D'accordo? D'accordo, perfetto, grazie. Prego, Marco. Grazie. Abbiamo poi un'altra domanda. Ci viene fatta da Riccardo Righetti, che ci chiede: un trust estero opaco, fiscalmente residente a San Marino, con beneficiari italiani non vested, è sempre tassato come opaco o diventa fiscalmente trasparente? Mi pare che ci sia una circolare dell'Agenzia delle Entrate che vada a modificare la fiscalità da opaco a trasparente. Cosa puoi dire su questa problematica? Questo non è una risposta, è un parere professionale. Riccardo, ti ammazzerei, però mi fa piacere perché quando uno fa queste domande vuol dire che ha già capito, fai parte dell'82%. Allora, io su questo ti posso dare una risposta, però mi prendo il tempo di dare una risposta più precisa con una mail. Però ti ricordo di guardare gli atti che abbiamo assistito con la relazione dell'avvocato, quello di Londra, che abbiamo assistito al ventennale, che ha fatto proprio la comparazione delle varie giurisdizioni e aveva dato esattamente, puntualmente risposta a questa problematica. Io ti posso solo dire che è un trust che ha un doppio trustee, una a Londra e supponiamo una a San Marino. Bene, sappiate che a Londra non paga imposte perché la norma inglese ti dicono che se tu c'è un co-trustee non paghi le imposte a Londra. Ma San Marino ti dice: paghi le imposte, perché se c'è un trustee sammarinese paghi le imposte, ma paghi l'1,7%, ovvero il 17% sul 10%. Ma i beneficiari italiani che ricevono sono esenti. Questo è quello che ti posso dire senza grossi problemi, salvo riguardarmelo. Però andiamo a vedere le slide che abbiamo visto insieme dall'avvocato, adesso non mi ricordo, era quello che c'era il primo giorno, il pomeriggio, dovevamo tutta quella tabella e lì dentro troveremo la soluzione. Spero di essere stato compatibilmente con la difficoltà della domanda in qualche modo esauriente.
Perfetto, grazie. Colgo intanto l'occasione anche per dire che abbiamo già delle adesioni alla tua proposta di pochi minuti fa. Lo Quindi sospettavo, magari insomma. vedremo di concretizzare questo Bene. progetto. Inoltre ho ricevuto una domanda in chat personale che ti voglio porre. Allora, questo soggetto ci dice appunto che ha sentito parlare della legge sul dopo di noi. Sì. Ho mio fratello che è affetto da una schizofrenia buona, tra virgolette, che quindi non abbiamo mai denunciato per evitare che la gente lo marchi e lo emargini. Posso fare un trust per il dopo di noi con la legge numero 112 del 2016? Allora, anche di questo avremo tempo per fare un incontro mirato sulla legge sul dopo di noi. La legge sul dopo di noi ha un vantaggio e uno svantaggio. Ovvero si possono istituire dei trust per soggetti che sono disabili o che hanno una tipologia di disabilità prevista dalla legge 104, soltanto quelli. Questo è stato un grosso problema di chi ha fatto questa norma. Ovvero tu puoi avere una disabilità non da 104, ma una disabilità diversa, ma comunque disabilità, o puoi avere una disabilità che non hai mai evidenziata. Come dice questo collega che ha fatto la domanda, e non emerge perché non subisce l'ostracismo sociale, bene, a questo punto tu non puoi beneficiare della legge sul dopo di noi, ma nulla succede. Che cosa succede? Cioè, nulla ci deve impensierire, voglio dire. Faremo un trust non con la legge sul dopo di noi. Prenderemo i vantaggi della legge sul dopo di noi e li metteremo in un trust normale, quello che si è sempre fatto e si continuerà a fare. Ovvero chi ha una patologia di questo tipo e non rientra nella 104, faremo un trust su misura per lui. Quindi la risposta è sì, ma non con la legge sul dopo di noi, ma sì con la legge, col trust previsto dalla convenzione, che è considerato il trust per i soggetti deboli. Grazie Giuseppe per le tue risposte. Non ci sono ulteriori domande, quindi prima di concludere questo webinar vi rubo un attimo altri 2 minuti per ricordarvi l'appuntamento con il webinar di mercoledì prossimo 5 giugno, sempre alla stessa ora, durante il quale il ragionier commercialista Guido Scheri e l'avvocato Lucia Zeleznik ci parleranno di alcuni aspetti relativi al diritto societario inglese. Detto questo, non mi resta che ringraziare il ragionier commercialista Giuseppe Lepore per la sua disponibilità e per aver reso questo webinar possibile e ringrazio ovviamente tutti voi per aver partecipato ed essere stati presenti. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.